Ehi la ciurma, io sono Mazzetese e mi sembra impossibile, ma siamo di nuovo qui con l'Egitto. Mi mancava davvero un po' registrare, di poter condividere con voi quello che succede, come succede, cosa succede, perché succede. Perché voi prendete dal trito, per esempio? Ah, Severe Winter, quindi lo prendono ovunque stanno. Cribbio, oh. No, qua è normal winter, lo mettiamoli là. No, ma è passato l'inverno nel mentre mi sono. No? No. Adesso è più mite, perché vabbè, siamo in un momento in cui l'inverno è più mite. Quindi perché possiamo prendere attrito? Perché è normal winter, ok. Però il terreno non è above limit. Ah, perché ci sono gli altri là. Però appena se ne vanno, teoricamente dovremmo essere tranquilli, mi sa, eh. Ma voi andate anche più in su, in realtà, eh. Meglio ancora. Ok, adesso mi dice 0. Va bene. Perché così almeno questi li mandiamo qua. Non tutti e due, però, eh. No, voi togliete le merci forzate. E voi altri andate qua. Non so perché me li ha selezionati entrambi. Qua c'è ancora un sacco di gente in zone desertiche e poco ospitali. Allora, va bene, ci sono dei problemi. Va bene, non sono i primi, non sono neanche gli ultimi. Allora, decentriamo un po' di gente a sto punto, perché mi sa che non ho truppe in grandi parti del mio territorio. Allora, no, scusatemi, dov'è il mio impero qua? Non è quello, per esempio. Oh, spostiamo un po' di gente in qua. Andate in qua. Abbiamo le truppe un po' tanto decentrate. Se dovesse succedere qualcosa. Allora, qua. Va bene, dai, mandiamo della gente lì. Ah, io mi auguro che non succeda nulla in quest'ultimo periodo, però abbiamo della alta aggressive expansion, per cui non vorrei che succedessero dei casini in questo periodo. Allora, mandiamo della gente a Babylon. Teoricamente mi pare che avessimo mantenuto la gente dove... split in alpha, dai. Dove era necessario tenerla, cioè dove c'erano i barbari più che altro che sfondavano i confini. Perché 10.000 ne hai presi? Ah no, erano già divisi in... Sono stupido io loro. Scusatemi, non sono neanche più particolarmente in gamba questo gioco. Non che sia stato mai particolarmente bravo. Ok, allora, quelli si spostano benissimo, quelli sono andati da giù. Però io farei che traslare tutti un poco. Tipo che voi se non prendete attrito potete andare là. Voi in realtà potete andare da quella parte e voi andare a prendere questo posto qua. Così voi prendete questo e questi 22.000 li faccio scendere giù. Avrei potuto prendere effettivamente magari questo territorio che era più positivo di quelli che abbiamo ora qui. Allora, questi li faccio salire su. Questi li faccio andare qua, questi li faccio andare qua, e questi li faccio andare qua, questi, così possono andare là. Allora, questi 20.000, dove cavolo li mando? Mi sa che è l'unica mandarli qua giù. E le mie truppe qua sotto invece stanno tutti bene perché sono buone zone. Però qua sono due, i mercenari lì possiamo mandare da un'altra parte, ma tipo tutta da tutt'altra parte, tipo qua. Ah, questi sono ancora esiliati, li mando, io li mando, tornate qua. Ora, perché là sotto c'è già un sacco di gente e voi altri anche vi farei ritornare più da queste parti, non so esattamente dove, ma qua prendo attrito o no, allora li avviciniamo in là.
Poi pian pianino sistemiamo tutto. Allora, qua sotto un po' di gente ci può stare, va bene. Forse 80.000 non sono, cioè sono un po' troppi, però c'è anche da dire che è una zona potenzialmente problematica per il futuro, anche se non penso che avremo mai più a che fare con la Mauria, perché abbiamo una tregua con Argead Empire, che abbiamo tenuto comunque lo stesso simbolo, effettivamente. Fino al... scusatemi. Allora, una tregua con Mauria fino al 729. Non mi ricordo se finisce nel 721 o nel 731. In caso mi auguro comunque di avere più truppe di quanto non ne abbiano loro. Allora, abbiamo... Qual è l'overview che faceva vedere? Ah, questa, ok. 676 coorti, mentre invece la Mauria quante coorti ha? Comunque molte di più di noi. Però non ha più manpower e ha pochi soldi confronto a noi. Mi auguro che la situazione resti positiva. Potremmo fare delle altre coorti, ma... non so quanto convenga. Allora, qua stanno tutti bene. No, perché questi qua prendono tutto questo attrito? Sono due cose insieme? Sono 12 e 10, 22. Sono 30.000 loro. Allora stacchiamo e facciamo 2 da 15, facciamo 2 da 15, vada. E 15 li mando via, scusate, ma non posso tenere tutte queste truppe qua. Aspetta, però adesso li ho selezionati tutti e due o solo uno? Ma perché 20.000 ne ha tolti? Perché erano tutti fedeli? Kaiser? Eh sì, e qua ne rimangono solo 6.000. Mandiamo via anche i 6.000 a questo punto. E poi vedremo cosa fare e come farlo. Ok, qua siamo tutti a posto. No, questi dove stanno andando? Ah, stanno andando là sotto, che va bene. Però facciamo così che è meglio, così ottimizziamo il discorso. Questi qua sono 22.000 perché c'è qualche motivazione particolare? No. Allora togliamogliene un po'. Allora, create new unit, togliamone 2.000 di fanteria pesante. E li mandiamo, boh, di qua dove avevamo mandato gli altri, non so più dove li abbiamo mandati. Ok, adesso è un po' una questione gestionale, stanno facendo un sacco di forti qua. Per evitare di essere presi in castagna prossimamente. Non ho granché voglia di costruire dei forti in questo momento io, eh. Basta, non voglio niente, dai, via via. Beh, delle invenzioni che possiamo permetterci. Sì, abbiamo un sacco di potere civico, effettivamente. Allora, vado con Assault. No, Assault no, non mi interessa niente. Assault. National Tribesman, Free Promotion, National Common, Assault Triumph, Assassinate, Tribute Income, Navy Morale, Sacrifice to the God's Cost. Questo ci piace. National Manpower più 5%. Va bene. E what? Per la prima volta non ne abbiamo altri qua da prendere. Allora vado con questo allora. Vediamo se ci dà qualcosa di buono. Experience Decay meno 10%, va bene. Starting Experience va bene. Fort Maintenance meno 5%. Fort Defense più 5%. Army Maintenance Cost meno 10%.
prendiamo anche un heavy cavalry di discipline, dai. Allora, Papero, abbiamo altro che... quello non mi interessa, pretendenti... Ah, abbiamo dei prigionieri. Ransom prisoner. Vogliono una cifra enorme per poterlo... è il doppio di quello che hanno attualmente come soldi. No, no, mi spiace. Ah, ho della gente a cui mancano dei governatori. Ma abbiamo qualche governatore? Abbiamo questo tizio qui, non abbiamo più gente da poter mettere. Ah no, ok. Ah no, abbiamo trovato gente per tutti, perfetto. Lack of commander, title unassigned, epistrategos. Abbiamo qualcuno, non abbiamo nessuno da mettere come epistratego, siamo senza gente. Io mi auguro che nelle versioni successive di Imperator abbiano migliorato un po' la situazione, perché non è un granché questo fatto che non si possa fare nulla. Perché? Perché sono in 30.000 questi qua? Sono tutti fedeli a lui? No. Aspetta, stacchiamo. 10.000 se ne troviamo di non fedeli a lui. Quanti sono? 7, 5, 12, 13. Ok, 3 glieli posso lasciare, gli lascio 3 arcieri allora. Vado e seleziono questi e li mandiamo via. Mandiamo qua a caso. Questa è una truppa da 16, ma perché sono dei mercenari. Questa è una truppa da 21 a caso. Questi sono due da 10 che possiamo benissimo unire. Questi prendono nell'attrito perché? Perché si stanno spostando, ok. Quante... Ok. No, a posto, non ho più bisogno di rinforzare nessuno, dovrebbero essere rientrati tutti più o meno nei numeri. Questi sono 6, 6, 12, 21 e stiamo... un cavaliere, un light cavalry, togliamo questo e lo mandiamo. Ah no, tre glielo devo staccare. Stacco loro anche un infantry, un cavalry. Boh, li spostiamo via. Sto anche gli stacco infanteria. No, se ho capito cosa mi ha detto, ma ormai ho perso un po' di interesse verso la gente, visto che non mi ricordo più neanche che faccia abbiano. Allora, 20.000, questi sono tutti i posti. Qui ci sono 26.000 che stanno andando giù. Sono già separati comunque in realtà. Stanno andando via per sempre. Poi ce ne 10.000 che stanno andando via per sempre. Questi sono tutti più o meno a posto. No, qua c'è 1.000 in più che non so perché. E hanno tantissima fanteria pesante, quindi mandiamo via. Dove stanno andando? Colira. Qui andremo a intercettarli subito. Mi sono perso dove stavo spostando la gente. Vediamo un po'. Dov'è che ero qua? Ah, questi se ne stanno andando via. Questi sono tutti tranquilli. C'è un 21 che non mi spiego. Scusate, eccomi. Siamo vittoriosi. In che... Ah, sì, barbari. Allora, qui facciamo ritornare là senza marce forzate. Tra l'altro qua non avevo modo di fare degli altri edifici, vero o no? Ah, forse qua?
Posso fare un altro marketplace che dovrebbe aggiungere che cosa? I marketplace danno più civilization. Ok, per cui questi teoricamente dovrebbero. È sempre più 006. Mannaggia. Civilization value dovrebbe abbassarglielo un po', porca miseria. Invece no, continua ad essere troppo. Allora, vediamo un attimo se c'è. Dov'è che era l'affare dei barbari questo? Barbarian map mode. Sono gli unici che ci sono rimasti? Mi sa di sì. Sono rimasti qua sotto, ma non ci riguardano noi perché riguardano quegli altri. Sono molto forti, ma. Tutti gli altri barbari ormai ci sono scomparsi. Con la nostra civilizzazione li abbiamo praticamente spazzati via tutti. Ma per fortuna, meglio così. Allora, niente, stavamo riordinando le cose, ma tanto qua comunque non è che abbia tutta questa importanza. È giusto un fillerino per sentirsi in pace con se stessi e avere qualcosa di un po' più organizzato e ordinato, visto che dopo questa confusione del tutto. Via, via, non so neanche di cosa mi stanno parlando, ma non mi interessa. Allora, questi sono a posto. Qua, ok, vabbè, quei 41.000 li lasciamo là, quei 41.000, vabbè, non è troppo problematico. E ci sono rimasti qua. Allora, questa striscia qua che è piena di gente che potrebbe intervenire sia sotto che sopra, e ci va bene. Questi 4.000 non so perché li ho messi qua. Ah, sono tre così diversi, li mettiamo insieme. Ma li mandiamo in qua dove può esserci più necessità, vediamo magari. Allora, anche questi 16.000 sono dei mercenari che manderei molto volentieri tipo qua. Riportiamo della gente in patria che non abbiamo più nessuno. Fortuna che non ci sono scappate delle rivolte perché altrimenti avremmo dovuto gestire la situazione. Allora, vediamo. Qua è deserto. Qua è deserto. Deserto. Dov'è che posso mettere delle truppe? Qua. Ok, e le mandiamo là, queste. Qui. Poi giù sotto qua non abbiamo nessuno. Chi sono questi? Mercenari di Navide vengono considerati come fuori dal mondo. Manderei qualcuno anche là sotto in caso ci fossero dei problemi. Allora, ecco, allora questi 21.000 al netto di togliamo uno per fare il numero più pulito. Allora, li manderei qua sotto in zona che non dia troppo territorio. Qua non confiniamo con nessuno, però li mandiamo qua a Bale. Prenderanno un po' di attrito desertico, ma capita. Poi ne ho 25.000 qua, che andiamo subito a ridurre al numero di 20.000, spostando qui 5.000 via. Allora possiamo togliere un po' di fanteria leggera. 2, 3, 4, 5. Vado, prendiamo questi, allora. E li mandiamo dove che erano quei tizi sfusi qua. Allora, quei 20.000 là potrebbero avere anche qualche senso. Ah, qua oltre quei 40.000 non so se. Cioè, abbiamo già 41.000 qua, non so se ci serve avere tutta questa gente. Allora, questi mercenari qua. Diciamo che li mandiamo là. Qua al confine con la. Con questa gente abbiamo già mandato tutti, cioè tutti, un po' di gente l'abbiamo mandata, però. Andiamone dell'altra. Qua abbiamo qualcuno in queste zone qua, no? Non abbiamo nessuno in difesa della Grecia. Mandiamo un distaccamento in Grecia allora, se possibile. Questi 16.000 sono i mercenari, quindi li lasciamo per i fatti loro. Questi 1.000 mandiamoli. Dov'è che erano quegli altri tizi sfusi?
No, quei tizi sfusi stavano andando dai 1000. Quindi questi 2000 li mandiamo da queste 1000. E allora, questi sono 10.000, perché sono 10.000 questi? E qua perché ce n'è 21.000 anche? Ah, perché questi sono dei mercenari. Questi li possiamo tenere là per controllare lo stretto, non è un problema. Qua c'è tutta la nostra armata. A Mauri ha quante navi ha? Non ha più navi, le avevamo distrutte forse tutte noi. Non so cosa mi vuoi dire, ma non mi interessa. Allora, questi 10.000 mandiamoli. Perché c'erano quelli sfusi. Anche questi 4.000 non me li ha selezionati. Mandali dagli sfusi, questo lo buttiamo via. Allora, direi che anche per questo episodio è tutto. Se non ricordo male, il prossimo è l'ultimo episodio. Vediamo, controlliamo subito al volo, magari. Allora, no, non è questa. Settecentoventisette, ok, quindi non per forza sarà l'ultimo episodio. Va bene, ciao a tutti, buona giornata.